Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Bushi e questo è il sesto episodio di Shadow of the Colossus. Dalla descrizione passata possiamo ca capire che il prossimo colosso dovrebbe essere un serpente. Ovviamente dalla descrizione e dalla statua, dalla raffigurazione in pietra, sembra un serpente. E quindi ovviamente sono molto curioso di incontrarlo, di vedere come lo abbatteremo. E dirigiamoci subito verso la sua posizione. Prima magari cerchiamola tramite spada. Si trova da quella parte. Quindi dovremmo probabilmente passare sopra il ponte. Che si trova sopra la spiaggia e dove si trovava il secondo colosso. Nello scorso video, con il colosso che abbiamo sconfitto, non ci è venuta in aiuto la voce che solitamente ci aiuta a capire come salire sopra i colossi. Quindi ora non so se succederà la stessa cosa, cioè che non ci parlerà, non ci dirà nulla e dovremmo noi capire da soli come salire in groppa al co colosso. Devo fare tutto quanto il giro? Si trova sotto, quindi devo trovare un posto che mi mandi sotto, in un luogo più basso comunque. Quindi magari facendo il giro c'è una discesa. Ora vediamo. La visuale è scomodissima, veramente scomoda. Là c'è anche un albero, quindi probabilmente frutti per la vita. Almeno spero, anche perché mi serviranno frutta e lucertole. Come non ci fosse un domani. L'ho vista e ha un colore diverso, quindi magari è anche di grandezza diversa. Quindi magari ha un altro effetto o ha un effetto maggiore. Vediamo subito. Cioè ha aumentato la vita e non sembra avere un effetto maggiore rispetto a quella già presa in passato. No, ho sbagliato. Prendiamo la spada, facciamo luce e dirigiamoci verso quel punto avanti a noi. E dove siamo? È sotto di noi, sotto a destra. È sotto e alla nostra destra, quindi qua ci saranno delle scale. Probabilmente. Ok, lui è sott'acqua, sicuro. Per forza. E noi dobbiamo scendere da là. Però ho notato che possiamo anche salire.
Quindi noi cercheremo ovviamente prima di salire per vedere cosa c'è. Niente, non c'è niente. Ci fa vedere solamente cosa ci troviamo intorno. Andiamo giù e vediamo come si presenta il colosso e come abbatterlo. E ora dovrebbe comparire. O mentre, eccolo, infatti. Tipo anguilla. Per le cose elettriche intendo. Bello. Sembra un drago. È bellissimo. È bellissimo e io se resto qua faccio una brutta fine, immagino. Dovrò spostarmi. No, non ti muovere visuale, però che sega. Certo, con la tua velocità probabilmente non andremo molto lontani. Dai, una cosa svelta però, se no ci mangia. Là vediamo il colosso e come lo abbattiamo. Questo posto è illuminato, speriamo di sì, il suo punto debole si trova sulla testa, credo. Non so, non vedo per bene. Ah, sono quelle. Oddio, come posso chiamarle? Pinne. No, pinne non sono, però quei spunzoni. Suoi punti deboli, magari. Quindi proviamo con l'arco ad attirare la sua attenzione. Non funzionerà mai, ovviamente. E quindi? E qua mi servirà assolutamente però la voce. Magari rischio la morte, già lo so, però vediamo se posso. Nuota sulla superficie del lago per attirare il colosso allo scoperto. Sì, io nuoto sulla superficie, ma. Ah, quindi si arrabbia se io nuoto qua. Dai, dai, però sali, mannaggia te. Guarda quanto sei inutile, non fai mai niente. Lo attiro sulla superficie, ma poi. Cioè, non capisco. Ha un qualcosa di nero sull'ultimo spunzone. Un'alga magari, sembra. Qualcosa che si sia impigliato, ma non penso sia importante. Io nuoto ora sulla superficie. Guardami, guardami. Ehi, sono qua. Magari andiamo sott'acqua così. Però tu non mi dici. Cioè, non mi fa vedere nemmeno i punti deboli. Mi fa vedere solamente. Cioè, dove si dovrebbero trovare. Ma non c'è niente che si illumina come con i precedenti. Quindi. Come posso fare? Aggrappati alla coda del colosso.
Alla cura del colosso. Va bene, proviamo. È uscito dall'acqua. Però devo farlo venire qua e cercare come di fargli fare come ha fatto ora, cioè che esce dall'acqua, così porta su anche la coda, ma non la vedo facile per niente come cosa. Anche perché lui non sembra. Ah, sì, ecco, si è arrabbiato e sta venendo verso di noi. Gli spunzoni probabilmente ci faranno molto danno, infatti ci devo stare molto attento. Coda, coda. Sì, ma nuoti lento, io come ci arrivo in tempo alla coda? Nuoti così lento. E come faccio però? Possibile che non ha un tasto per nuotare più svelto? Niente, inutile, inutile bimbo. Non posso neanche andare più in profondità. Eh no. Se la potevano studiare meglio comunque. Quindi io niente, devo cercare, devo rischiare di farmi colpire. Dai, ci sono? Ma dai, però, sei una sega. Dai, che ci sono magari? Ti prego, ti prego, ti prego, sì. Ok, io sono aggrappato, consumo resistenza. Ma tu non mi dici niente adesso. Nel senso, se io lascio il tasto vado. Ah, forse. Sì, bellissimo, grande, mitico. Esci fuori dall'acqua, esci fuori dall'acqua, dai, ti prego. Dai, ci dobbiamo avvicinare a. Non so, queste cose magari. Non so. Queste pietre. Ah, ecco! Ho visto un punto. Aia. Ah, e perde molta vita, quindi ha pochissima vita, perfetto. E io perderò altrettanta vita comunque. No, e però adesso non perde più niente. Quindi devo già cambiare punto. Penso di sì. Ha perso un pochetto, sì. Ma quindi già un'altra volta devo cambiare, sì, questo era soltanto per farmi capire, quindi. Ah, e metto fuori uso però le sue cose che danno la scossa. Ti prego, sali su, ti prego, dai. Guarda quanto me la consuma in fretta. Va bene, ma adesso torni su, ti prego. Quindi comunque devo aggrapparmi alla coda di nuovo, aspettare che lui vada in superficie, torni in superficie, per poi andare verso la testa. Dai, ci sono, sì che ci sono. Vero?
Sembra di sì, ci sono. Anzi, per meglio dire, ci siamo. Certo, se si muovesse a... Ok, perfetto. E però se già ritorni giù. Dai. Esci, fammi uscire dall'acqua, sì. E niente, di nuovo torno giù subito. Però non è complicatissimo, dai. Quello che è stato più difficile è stata quella specie di aquila. Questi sono abbastanza easy. Bisogna certo capire come salire in groppa a questi colossi, ma poi non è molto complicato per fortuna. Chissà come sarà però l'ultimo, io già mi devo chiedo adesso perché sono emozionato all'idea di poterlo vedere finalmente. Ah, ecco, e ora è sulla testa, quindi c'era un ultimo. No, 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 sì. No, 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 guarda tu. Dai. Sono aggrappato però, vero? Sì. Benissimo, benissimo. Ce la stiamo facendo. Sì, ce la stiamo facendo. Ci è voluto un po', ci vorrà ancora un po', ma possiamo dire già che ce l'abbiamo fatta. Non manca molto, ti prego, fammela finire in fretta. Dai, ci siamo quasi, sì. Eccolo qua. E ora lui va giù, arriva fino al suolo e noi non potremo più vederlo, immagino. È un peccato. Dove sono le ombre? O l'anima del colosso? Ora non so bene anche quello cosa sia. Anche perché non viene spiegato niente. Ah. Mi sono anche spaventato perché non mi aspettavo una cosa così improvvisa. Più che un dialogo sembrano versi strani. Tre, quattro, cinque. Sì, quindi le anime o fantasmi, insomma, che noi vediamo ogni volta che torniamo qua aumentano di numero. Quindi uno in più per ogni colosso sconfitto. Bene. Ci avviciniamo sempre più alla fine. Chi sarà il prossimo? Questo sembra veramente grande. E dalla descrizione non ho capito minimamente cosa possa essere.
Va bene. Il video finisce qua. Se vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e sostenetemi, mi raccomando. Iscrivetevi se vi piace e ci vediamo al prossimo video.